Napolitano con il destro, rete! Napoli in vantaggio al quarto minuto del secondo tempo, ha segnato il Napoli con Politano, ottavo gol in campionato per Matteo Politano. Con il Fabian Ruiz, Tonali di testa Koulibaly, pallone rincorso da Mario Rui che arriva prima rispetto a Tomori, ancora Mario Rui, allontana, c'è l'intervento di Saelemaekers, Osimhen in fallo laterale, ultimo minuto che comincia in questo momento, il Napoli in vantaggio per 1-0, ancora rimessa in zona d'attacco, lungo l'out di destra per il Milan, Dalot con le mani nuovamente dentro l'area di rigore a cercare fortuna, colpo di destra di Fabian Ruiz, colpo di destra di Maximovic, Teo Hernandez ci prova, ancora Osimhen arriva battere, Tonali alla caccia del pallone, al volo su Insigne, mette in movimento Dalot, parte un crossaccio di Dalot, pallone direttamente oltre la linea di fondo campo a 40 secondi dal termine della partita, grande tensione a bordo campo con Rino Gattuso che va su e giù all'interno della propria area tecnica con Stefano Pioli che ancora ha la forza, la voce per dare delle indicazioni tattiche ai suoi giocatori, rimessa di Ospina, 15 secondi al termine dei 5 di recupero e quindi al termine della partita, vediamo Ospina che perde qualche secondo prezioso e rinvia in questo momento, pallone dalle parti di Osimhen, colpo di testa, Insigne la mette giù e il Napoli deve soltanto conservare il possesso del pallone, va via Insigne anche a Dalot, era di rigore, arriva Tomori, angolo per il Napoli che insomma è una gran bella notizia questa per il Napoli, questo calcio d'angolo conquistato al 50° minuto, si gioca ancora, extra recupero concesso da Pasqua, ma il Napoli non deve far altro che restare lì in calcio d'angolo all'altezza della bandierina con Insigne e con Elmas che è lì, angolo corto, chiaramente non getta il pallone in area di rigore il Napoli, saggiamente ancora Elmas in due su di lui, si lotta all'altezza della bandierina e calcio d'angolo, ultimo tocco di Insigne, rimessa per il Milan, vedremo se c'è ancora tempo per un ultimo affondo dei rossi, 45 secondi oltre i 5 di recupero assegnati da Pasqua, non c'è più tempo, è finita Almeazza, il Napoli espugna San Siro e batte il Milan per 1-0 e si rilancia clamorosamente nella corsa alla Champions League perché ora sale a quota 50 punti.